Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzzo, un canale, una garanzia, una qualità per eccellenza, ragazzi. E quanti ci vogliono male da Serafino in poi, che Serafino Massoni, ogni volta che lo bannano, noi arriviamo a 100, 100, centesimo video bannato Serafino Massoni, casualità, non lo so. Duecentesimo video bannato Serafino Massoni, casualità, non lo so. Tommy X è sempre lì che lecca, lecca, e io quasi quasi gli farei una partnership col Ciupa Ciupa. Però adesso ragazzi, non ti incavolare, Tommy X, anzi, guarda questo video, che qui ti parlo dell'Italietta di oggi e di ieri e di domani, perché la gente si lamenta, ma avremo lo stesso specchio e la stessa fotografia dell'Italia di ieri, di oggi e di domani. Niente di più, poco po' di meno di quello che è. E voglio portare in risalto perché io, essendo amico di Teodori, uno storico attuale, ha scritto un libro e gli voglio fare un po' di merchandising. Io voglio aiutarlo a vendere, insomma. Si chiama Vaticano Rapace, andatelo a leggere. Non mi sta simpatico, mi sta simpatico, non come Nuzzi, che io già l'ho criticato in un mio video. E se andate a vedere, io ho fatto anche un video chi c'è dietro a Grillo. E l'ho fatto prima ancora che quindi venisse eletto, o comunque sia, ci fossero le elezioni, non che Grillo è stato eletto, ma è stato il partito numero uno, di cui ho creato un po' lo scenario. Io vi creo tutta la catena di Sant'Antonio, di come il mondo economico, il mondo politico e il mondo cattolico poi riunisce il tutto come collante con il mondo sociale. Sono quattro pelagalline che cantano la stessa canzone in maniera diversa, con melodie e con armonie diverse. Qui voi dite, ma questo cosa si sta raccontando? Dove ci porta? Siamo arrivati al minuto e 50. Io stringo, ragazzi, i tempi, non vi preoccupate. Uno storico che fa? Prende dei fatti inoppugnabili, che quindi sono carta canta, come dicevano tanta gente, e però logicamente poi tende anche a dare una propria interpretazione, che magari non è proprio da storico, perché lo storico si basa solo sui fatti. In questo caso, lui, avendo creato un libro, si distacca un po' dalla figura di storico che è, quindi nei fatti urla anche un po' il suo imbarazzo che ancora esiste questo IOR, questa barca che fattura quanto uno Stato italiano, se non di più, logicamente. Lo IOR, se sapete, è una banca che è offshore, quindi no, una banca offshore, non me lo devo ripetere io, non ha i vincoli di che deve rispettare una qualsiasi altra banca a livello di legami internazionali e quelli di uso domestico, e logicamente vi dice che già da parte da lì, dall'8 per 1000, che se voi sottoscrivete o no sulla vostra denuncia dei redditi la destinazione di questo 8 per 1000, sappiate che comunque sia, se non lo sapete adesso lo sapete, che in pratica verrà destinato in maniera percentualistica a quello che è stata la scelta degli altri italiani che hanno voluto firmare, a chi dare questo 8 per 1000. E naturalmente la stragrande maggioranza della gente che firma è sulla voce cattolica. Questi soldi non si sa come vanno gestiti, perché la banca che li gestisce è lo IOR. Naturalmente anche lì ho fatto un video sul Papa, voi avete, gli ho detto che era un Papa europeo molto probabilmente, è venuto un Papa argentino, ma già nello IOR comunque sia, che ha voluto cambiare. Questo Papa ha voluto cambiare il presidente della banca, che è la parte, comunque il fulcro vitale della banca per stare in piedi. Il mondo cattolico sta in piedi grazie allo IOR, perché è quello che elargisce i fondi per i preti di tutti i quartieri, di tutte le città. Il presidente della banca era un italiano tedeschi, Gotti tedeschi. È stato dimesso perché ben ti voglio, deve portare la sua ventata d'allegria. Ed è stato messo un tedesco, ok? Adesso non mi sovviene il nome, anche perché io con le lingue straniere purtroppo ho dei problemi, e comunque questo tedesco deve gestire lo IOR, logicamente. Questo IOR è una politica del malaffare, perché i patti lateranensi cosa hanno fatto? Nell'84, logicamente, con Craxi, l'hanno perfezionati di quelli che erano fatti con Mussolini. Guarda caso, due personaggi un po' discussi a livello storico e a livello politico soprattutto. E hanno fatto Craxi ha perfezionato quello che doveva perfezionare, perché Craxi era un bel direttore d'orchestra. Da una parte se la menava con Berlusconi e con la sua cricca e con quello che poteva essere, e poi è andata a morire da Mamet, perché lui era un inciuciatore, però logicamente gli piaceva il potere, e l'altra parte si inciuciava con la Chiesa e col malaffare, logicamente. Questo era il modo per creare il triangolo cosiddetto delle Bermuda che portava al tutto. E naturalmente questa è la veridicità delle situazioni. Voglia discutere, ha perfezionato,
Perché noi discutiamo sul fatto che magari i vecchietti fanno la fila per non pagare il ticket per l'analisi del sangue che non gli servono. O ci lamentiamo dell'extracomunitario con la barcarolla che va, che non si spegne, e paghiamo il letto nel dormitorio nell'isola di Lampedusa. È lì che c'è lo sperpero. Ci lamentiamo sui 14, 12.000, 7.000 che deve guardare un deputato. È lì che c'è la crisi. No, ragazzi, la crisi nasce nei poteri forti, dove ci sono i miliardi di euro che se ne vanno, e se ne vanno nel malaffare, se ne vanno nella camorra, se ne vanno nella Chiesa e nello Stato che ne è complice di tutto ciò. Questa è la storia, ragazzi, perché se ne vanno miliardi di euro che la Chiesa non paga nell'IMU, se ne vanno miliardi di euro nella sovvenzione del servizio della scuola pubblica, che in cui la scuola cattolica ne è padrona, guarda caso. A suo tempo la banca più importante offshore italiana è la banca che è gestita dal Vaticano, e quella fa il malaffare, perché se sapete, in una banca offshore voi, quando portate 1 milione di euro, non dovete dichiarare la provenienza al grande Monti, nostro bancario, a cui tutti gli italiani devono rendere conto, anche se prelevano 1.000 euro, aumenti, devono rendere conto perché li prendono, perché li versano, per quant'altro. La Banca del Vaticano non lo fa. Quindi chi c'avrà di soldi ci va. Non è San Marino che crea problemi, è più lo York che crea problemi. Da quello che è stato il malaffare della Montedison ai giorni d'oggi di Montepaschi di Siena. Tutti i grandi circuiti di miliardi di euro vanno a finire nello IOR, e lo IOR è un fabbisogno, è una sacca, è una risorsa per tutti quelli che vogliono ripulire il denaro e rispedirlo in Italia, magari, senza faticare tanto ad andare nelle isole Cayman, ok? Quindi ce l'abbiamo sotto casa noi. Ma chiediamoci perché ce l'abbiamo sotto casa la banca offshore. La Deutsche Bank è una delle banche che ha creato più dipendenti di tutte, ha creato, che si è moltiplicata, e guarda caso, la Germania è una potenza a livello economico, a livello europeo, insieme all'Olanda e ai paesi scandinavi. Ok? Perché? Perché la Deutsche Bank è una leadership a livello europeo di banche offshore, ok? Create a livello satellitare alla Deutsche Bank, che è una banca principe del mercato tedesco. L'ha creata a Hong Kong, a Singapore, alle isole Cayman e in tanti altri paesi, paradisi artificiali. Questo io vi pongo il dubbio, ok ragazzi? Noi non abbiamo creato banche, la Banca Nazionale del Lavoro, ad avere banche all'estero nel mondo internazionale. Noi non abbiamo creato una banca per noi, perché noi italiani siamo poveri e mentecatti, ci chiudiamo in noi stessi, noi pensiamo che noi ci possiamo cibare della nostra cosa, noi facciamo la nostra cricca, ok? Di ascolto, la cricca logicamente di dove mangia mangia, questo sappiamo fare, insomma. Niente abbiamo insegnato agli altri, poco, poco, molto poco, insomma. Forse, ragazzi, non lo so, vi farà schifo, ma Mussolini ha inventato la Hollywood europea. Questo vi deve far pensare. La Hollywood, sì, Cinecittà è stata una cosa che è nata da Mussolini. Forse perché gli interessava lanciare a livello mediatico quello che era il suo personaggio, logicamente, per un uso personale, perché sapeva il potere della televisione. Ma guarda caso, ha lanciato chiunque sia una cosa che Cinecittà ha portato poi anche lo stesso cinema americano a interessarsi dei studi di Cinecittà e farci i migliori film che sono stati lanciati su rete mondiale. Allora non so quanto questo statista va buttato a mare. Io non sono un mussoliano, non sono un fascista. Io sono una persona che guarda. Poi ci sono tanti altri aspetti che comunque sia da non guardare Mussolini, quello che ha fatto. C'ho persone che quindi hanno perso la vita, insomma, per colpa di persone che erano iscritte nel Partito Fascista. Quindi non è che voglio spalleggiare un'ideologia politica, non è per me, non è proprio di mio conto e non me ne frega, non casco in questa cosa e non mi importa, ragazzi. Fatelo voi se lo volete fare. Io voglio portare solo delle riflessioni, che magari queste sono state abbandonate, ma quelli che sono venuti dopo hanno creato solo il malaffare e il benessere veramente solo personale. Almeno Mussolini ha fatto un benessere personale, però alla fine ha rilanciato un'economia. Qua non si è mai rilanciato nessuna economia. Niente, non si è rilanciato. Siamo rimasti fermi. Calma piatta, ragazzi, niente, questo vi voglio dire. Allora, logicamente, ragazzi, poniamoci queste cose. Basta, Grillo il disagio. Berlusconi, vi ho detto chi c'è dietro a Grillo? Berlusconi, guarda caso, vi ho detto che Alfano veniva fatto in un governo, viene fatto. Ve l'ho detto 3 mesi fa, ragazzi. Io ve l'ho detto.
Poi magari ho accennato anche che magari c'era una partnership con Grillo. La partnership l'ha fatta magari sotto banco. Questo vi voglio dire. L'ha fatta con Bersani mettendoci Alfano come vice premier. E guarda caso, perché si fa sempre la solita cricca. L'IMU della Chiesa, la scuola pubblica che viene finanziata insieme con quella cattolica che ultimamente spadroneggia. Poi voglio dire che ne so. Tutto quello che è l'8 per 1000, la Banca dello Iore che c'è sui vantaggi e le altre non creiamo dei vantaggi. Qui ci sono i miliardi che c'è. E guarda caso poi la moralità che viene lanciata a livello nazionale è quella cattolica. Sì, perché fare dei soldi con la legalizzazione delle droghe che porta meno lavoro per la criminalità non si può fare perché logicamente non è antimorale. Logicamente poi fare delle cose che regolarizzi la prostituta non si può fare. Perché guarda caso non va bene, non è consono. Altri paesi lo fanno, anche nella stessa, tutte queste che vi ho detto ve lo fanno in Europa, sono miliardi di euro che se ne vanno e criminalità che sovrasta e impera. Slot machine che logicamente lo Stato impone e che guarda caso anche lì miliardi di euro che incassano anche il malaffare, logicamente. Lì il Vaticano non dice niente. La sanità incassa malati di pazienti, si quintuplicano gli antidepressivi. Qui la sto facendo lunga, che siamo arrivati a 11 minuti e 20. Sicuramente la maggior parte degli ascoltatori non staranno più guardando questo video perché dice che noia, che barba. A me dispiace tutto questo. Tutto ciò perché che noia, che barba, ragazzi. Voi cercate i vostri simili. Voi cercate soltanto quello che ve la fa corta, ve la fa breve. Io non lo so, ragazzi. Ve la fa corta, ve la fa breve. Ci sta portando in qualche cosa. Non so, forse è meglio magari rimembrare e cercare di studiare in se stessi qualcosa che sviluppa un po' più di articolarità del pensiero, logicamente. Basta queste manfrine così dietro ai 3 secondi, 10 secondi e pensare che con due parole si risolve tutto. No, non si risolve. Io nemmeno con 12 minuti che sono andato adesso non ho risolto un cazzo. Ho solo manifestato la mia rabbia, la mia delusione di vedere sempre questo. Questa Italietta, ok? Questa Nilla Pizzi che finché la barca va e grazie dei fiori avrà una rendita di 80-100 mila euro all'anno, logicamente. Verrà ricordata negli annali per queste due belle canzoni. Finché la barca va, grazie dei fiori. È interessante questa Italietta. Negli anni 60 si riusciva anche a fare un minimo di cassa con queste cose. Poi se ne fanno anche con le previsioni del lotto. Non lo so, insomma, la fanciullezza degli italiani dove arriva. Poi dopo ci sentiamo delle persone che abbiamo anche fatto anche altrettanti innati, però non lo so, c'è stato Enrico Fermi, Rubbia, Guglielmo Marconi, abbiamo avuto tante persone, abbiamo anche Leopardi se lo vogliamo scovare, e io ho due case e tutte e due in via Leopardi, guarda caso, forse magari compar casa, sono in due città diverse naturalmente, però sempre via Leopardi, una è numero 67 e una è numero 69. Ma è uno anche che stima anche il Kama Sutra, insomma, che Leopardi forse lo entusiasmava un po'. Ragazzi, io vi voglio solo ricordare che tanta gente deve essere macero, Vaticano alla pace, molto osservante, le interpretazioni possono essere quello che sono. Sì, è di provenienza del Partito Radicale, gli è rimasto nella coccia di sradicalizzare il mondo cattolico dallo Stato e dall'Italia. Arrivederci a tutto questo. Da questo ho fatto.